Paolo Sorrentino trionfa alla 67esima edizione dei David di Donatello. Il regista, premio Oscar per la grande bellezza, si aggiudica i riconoscimenti per miglior film e migliore regia con È stata la mano di Dio. Per il film autobiografico di Sorrentino, premiati anche Teresa Saponangelo, miglior attrice non protagonista, e Daria D'Antonio, miglior fotografia. 7 premi per Freaks Out di Gabriele Mainetti, mentre il premio per la migliore sceneggiatura originale va ad Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo. Il Ministero della Cultura ha avviato l'iter di candidatura della via Appia Antica nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante Traianea per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al MIC si sono uniti 74 comuni, 15 parchi, 12 città, 4 regioni, 25 università per chiedere l'iscrizione della Regina Viarum come sito seriale. La via Appia è un itinerario da valorizzare e da porre al centro del turismo lento per rafforzare l'offerta di nuovi attrattori, ha detto il ministro Dario Franceschini. Dal 9 all'11 maggio per la prima volta gli spettatori cinematografici avranno così un'opportunità straordinaria, incontrare il faraone, rivivendo sul grande schermo quei momenti unici e seguendo in esclusiva lo spostamento di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon per la più grande mostra internazionale mai dedicata a Golden Boy che il fotografo Sandro Vannini ha seguito in esclusiva mondiale. A guidare lo spettatore attraverso la scoperta la voce di Manuel Agnelli, sin da giovanissimo appassionato di antico Egitto e rimasto folgorato dalla visita della tomba di Tutankhamon nel 1996. Domenica 22 maggio torna la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest'anno alla 12ª edizione. Oltre 300 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la giornata nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia di età. E quest'anno torna anche il concorso fotografico in collaborazione con Fotolux, rivolto agli utenti di Instagram.